L'aeroporto di Brindisi tra progetti in dirittura d'arrivo e criticità, questo uno dei temi affrontati nell'ultimo Consiglio regionale pugliese in via Gentile a Bari. Da una parte Aeroporti di Puglia con Vasile, l'assessore regionale ai trasporti Mauro Di Noia e Garbeglio Pedita Airways, dall'altra gli aspetti sottolineati dai consiglieri regionali presenti. Passi in avanti sono stati compiuti per la riqualifica della pista in dirittura d'arrivo e per l'area parcheggio aeromobili di 17.000 metri quadri. In arrivo anche la gara per il parcheggio auto sopraelevato e le cabine elettriche. Verranno poi rivisti e anticipati gli orari delle corse dei bus da Taranto e Lecce. Per il fatto stesso che i primi interventi, quindi la seconda pista, l'area parcheggio, comunque sia di qui a qualche giorno verrà bandita la gara per ampliare l'area parcheggio, ci fa stare già sereni. Certo, noi saremo felici quando l'intero importo stanziato, quindi le provviste a loro disposizione, quindi 64 milioni, saranno stati utilizzati totalmente. Quello vorrà dire che realmente l'aeroporto di Puglia ha raggiunto una connotazione, un'immagine, una parvenza che è quella degna di tre province che in questo momento lo utilizzano. Tra le criticità evidenziate, la più grande rimane quella del collegamento Brindisi-Milano-Linate, il cui futuro è tutto da scrivere, ma la tutela dei voli rimane prioritaria. Aggiunge Vasile, non esistono voli più vantaggiosi di altri. Beh, l'unica cosa sulla quale non siamo d'accordo con ITA è che quei voli non siano vantaggiosi. Noi riteniamo che siano vantaggiosi, che siano necessari per il territorio. Lì dove possiamo trovare un punto d'incontro siamo disponibili. Noi abbiamo, ripeto, bandi sempre aperti per qualsiasi tipo di compagnia, quindi non è, il nostro problema non è solo ed esclusivamente ITA. Noi vogliamo lavorare con tutti e aumentare la capacità di voli sul Salento.